Ti giuro quanto è vero che vivo mangiando, ho visto un matto. Era lì sotto il sole che imprecava contro la fortuna. Parole buone, in termini acconci. Malgrado fosse un matto variegato. Allora vado da lui e faccio: buongiorno matto. E lui mi risponde: non mi chiamate matto finché il cielo non abbia fatto la mia fortuna. Fermi tutti, faccio una rapina. Volevo dire che nessuno seguiti a mangiare. Io finora non ho mangiato niente. Ne lo farai. Giovanotto, io mi auguro che questo vostro comportamento sia dal stato di povertà e non dal tuo desiderio di arricchirti. Perché mi ricordo che una volta... Mi scuso, ma il pungolo spinoso della nuda strettezza di fortuna che mi ha distolto lo so per mostrare modi civili. Anche se sono nato e cresciuto tra gente civile, conosco la buona educazione. Fermi, tutti, ho detto che s'azzarda a toccare quelle patatine è un uomo morto. Io voglio morire! Se sto morendo di fame, datemi qualche cosa da mangiare. Ma sì, venite qui, sedetevi pure e mangiate con la tutta cosa che si dia. Perdonatemi, vi prego. Soprattutto in gioventù. Mi ricordo quella volta a Waterloo. C'eravamo io, Napoleone Bonaparte, il duca di Wellington. Alle, basta, smettila. Mangiate pure tutto quello che può aiutarvi. Vogliate allora cortesemente attendere un momento che vado a prendere un povero vecchio che mi accompagna in questo perilloso viaggio. Oh, ma certo, qui non troveremo nulla. Vi ringrazio e prego che il cielo vi benedica per questo vostro generoso aiuto. Come vedi, non siamo solo le razze sfigate. Il gran teatro di questo mondo offre rappresentazioni ben più tristi di quella sulla scena su cui noi stiamo recitando. Hai ragione, mio caro Duca. Tutto il mondo è un palcoscenico e noi, uomini e donne, con le nostre uscite e le nostre entrate, per il tempo che ci è concesso recitiamo delle parti e gli atti sono le nostre sette età. La prima: il neonato che vagisce in braccio alla nutrice. Poi c'è il piagnucoloso scolaretto che con la sua cartella sotto il braccio si trascina a scuola di malavoglia. Poi viene l'innamorato, tutto in sospiri. Poi viene il soldato, con la bocca sempre piena di strane bestemmie, impulsivo, rissoso, attaccabrighe. Poi viene la quinta età, il magistrato, con la barba aggiustata secondo la regola civile, l'occhio severo, la bocca sempre piena di massime assennate e citazioni di luoghi comuni. Poi viene il vecchio pantalone, occhiali al naso, pantofole ai piedi, la borsa appesa a un fianco, il vocione virile di una volta e tutto un fossetto da bambino. Un suono tutti fischi e sibili. E poi la settima età, quella del puro oblio, chiamata anche la seconda infanzia. Senza più nulla, senza più gusto, senza più vista, senza più udito, senza niente. Ma bentornati, sedetevi pure! Vi ringrazio per te. Grazie. Giovane, io sono ancora tarda. Ma ditemi, giovane, qual è il vostro nome? Mi chiamo Adalto e sono il figlio di Sorona. Se siete il figlio del caro Sorona, siete qui lealmente benvenuti. Io sono Luca, al quale vostro padre fu lealmente appassionato. Dunque, mi ricordo, correva l'anno ed eravamo seduti all'ombra dei cipressi, vicino ad un torrente, e ci raccontavamo delle storie meravigliose. Voglio raccontarvene alcune. Allora, la prima parla di Amleto, il principe di Danimarca. Francesco, ma è mezzanotte suonata. Non so come ringraziarti per questo cambio. È un freddo terribile.
Tutto a posto con la tua guardia? Non si è mosso un topo. Perfetto. Ok, vai a letto e quando vedi Orazio e Marcello, i miei compagni di guardia, digli di spiegarsi. Appunto, ti dicevo che ti sembrano le cose. Ehi, fermi! Parola d'ordine. Il gatto ronza. Raglia, non ronza. Scusami, raglia. E la nonna fa la maglia. Salve a voi. Salve, valoroso soldato. Chi ti ha dato il cambio? Bernardo. Notte. Notte. Ehi là, Bernardo. Ehi là. Benvenuto, Razzo. Benvenuto, buon Marcello. E la cosa? È apparsa di nuovo stanotte? Io non ho visto niente. Secondo Razzo è solo fantasia. Lui proprio non crede a cose simili. Così gli ho chiesto di venire a trascorrere con noi questa notte. Che se l'apparizione venisse ancora, lui potrebbe cantargli. Ma chi non apparirà? La scorsa notte, mentre la campana batteva di là. Sì. Del re che è morto. Tu che sei letterato, parla di Orazio. Io? Sì, ma per corrispondenze e in tecniche agroalimentari, cioè che ne so io di fantasmi, zombie e roba simile. Vuole che gli si parli? Domanda di qualcosa? Ciao, come butta? Ma su, domanda cose più intelligenti. Chi sei tu che usurpi quest'ora della notte? Assieme alla bella forma guerriera con cui talvolta marciava la maestà del sepolcro di Danimarca. Per il cielo parla, te lo ordino. Si è offeso. Guardate, se ne va con aria severa. È sparito. Non gli ma scusa, resta, te lo ordino. Certo che anche tu, Orazio, potevi essere più gentile. Prego, sei fiancato? Paura, eh? È la fantasia tutto questo qualcosa? Che ne pensi ora? Davanti a Dio, non potrei mai credere a tutto ciò che ho visto senza la garanzia vera dei miei propri occhi. Non è uguale al re? Come tu a te stesso. Quella era l'armatura che indossò quando combatté il re di Dormegia. È proprio... fa venire i brividi. Sì. Dai, su, smontiamo le guardie. Smontiamo la guardia e secondo il mio avviso avvertiamo il giovane Amleto di quello che abbiamo visto stanotte. Perché, sulla mia vita, questo spirito muto con noi parlerà. Siete d'accordo a fare come richiede il nostro dovere? Facciamolo, ve ne prego, e so anche dove trovarlo. Figura simile a vostro padre, armata di tutto punto.
knocking from the door. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but gotta take the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between your eyes. You're paralyzed. You hear the door slam, realize there's nowhere left to run. L'avete chiamato? Eccolo che viene! Signor Spettro! Cielo! Padre, sovrano, parlami! Dimmi! Perché le tue ossa benedette hanno fatto scoppiare il sudario? Perché c'è? E perché? Perché il sepolcro nel quale ti abbiamo visto deposto si è spalancato per risettarti in su? Perché c'è? Dai, guarda! E perché può voler dire che tu, corpo morto, d'acciaio di nuovo armato, ritorni su questa corrotta terra? Perché c'è? Perché? Dai, a quale scopo? E noi, che fare? Ti facendo con la testa di seguirlo? Come se avesse qualcosa da dire a te soltanto. Vai! Vai! Precedimi che ti seguo! E noi ora che facciamo? Spezza il labbro? Vada per lo street! It's close to midnight. Something evil's lurking from the door. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. Ascolta, io sono lo spirito di tuo padre, dannato per un tempo, dato a vagare nelle notti e di giorno confinato nelle fiamme, fino a che gli sconci crimini dei tempi di natura siano arsi e purgati. Ascolta, l'abbiamo appunto. Se tu hai amato tuo caro padre, vendica nello sconcio snaturato assassinio. Assassinio? Sì, assassinio sconcio, come in genere, ma il mio di più, sconciesimo e snaturatissimo. No, maledetti schifosi! Dimmi, padre, che ti rendico! Immantinente, dimmi! Ora, Amleto, ascolta. Si disse che dormivo nel giardino e un serpente mi punse. Ma tu, nobile ragazzo, ora saprai. Il serpente che punse e tolse la vita a tuo caro padre, ora ne porta la corona. La corona? Quindi... Forte braccio! No! No? Tuo zio, quell'incestuoso, quella bestia adultera che con magia del suo ingegno e doni traditori ha seduto tua madre virtuosa solo nell'aspetto. Oh, giuro, il cuore è caduto in basso. Ma zitto, già fiuto. L'aria del mattino. Dovrò essere breve. Ricordo stupido e futile! E il tuo comandamento vivrà unico.
maledetta, maledetta carogna, la pagherà cara. Me la devo scrivere nel mio taccuino, la devo poter scrivere, sì. Che uno può sorridere e sorridere e sorridere ed essere comunque una carogna. Almeno così è in Danimarca.
schimpanzé. Quello era il mio fioretto. Ma dai, sì, un po' più sportivo, Lert, andiamo avanti. No. Come di chi tagliasse ad uno il capo e poi gli si desse a sportargli le membra.
come dichiarasse l'ira nell'uccidere Doggio Cecco dopo aver ucciso. Antonio parte dal corpo di Cesare. No, comportiamoci da giustizieri e non da macellai. Noi sorgiamo, Cassio, contro lo spirito di Cesare. Tutti d'accordo. Allora adesso è tempo che ci si parli. Un momento, rimane il dubbio se Cesare uscirà di casa o no. Lasciate fare a me. So come convincere un uscire di casa e lo faccio venire in campione. E noi ci troveremo là tutti per ascoltarlo. Alle 2, no, alle 4. Alle 8 che va bene? Dai, 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 su. Io ho un incontro con la seta. Io avrei da scozzare un paio di vitelli. Sia per l'otto e che nessuno mangi. Thank you.
fare, tu per me l'avresti fatta. Ebbene, vieni adesso e tieni fede a quel tuo giuramento. Sii libero e con questa stessa buona spada che ti appassò le viscere di Cesare, traversami il petto. Non chiedermi nulla, fammi e basta. E quando avrò coperto il mio viso... Hai vendicato Cesare con la stessa lama che ti ha ucciso. Stop.
fareste meglio a farlo credere a colei che amate. Insomma, non siete voi colui che appende questi versi in cui si osanna tanto a Rosalinda? Sono io, ve lo giuro. Ma siete proprio tanto innamorato? Né rime né linguaggio diversi potranno mai dire quanto io lo sia. Va bene, se volete io posso aiutarvi e guarirvi da questa follia d'amore. E perché mai dovrei guarire? Almeno lasciate che mi insegni come amare, o meglio, come evitare di appiccicare quei versi orrendi sui muri. Avete ragione, insegnatemi voi. Va bene, faremo così. Verrete ogni pomeriggio al mio capanno a parlarmi d'amore, ma voi dovrete far finta che io sia Rosalinda. A fare fatto, ditemi dove devo venire. Se mi seguite ve lo mostrerò, e strada facendo mi direte dove abitate voi nella foresta. Bene, miei bei giovani. No, dovete chiamarmi Rosalinda. Rosalinda, scusate, ma mi riesce difficile, d'altronde siete un uomo. Meno di quel che sembra. Meno di quel che sembra. Per strada voglio raccontarvi una bella storia. C'era una volta un uomo di nome Tito Andronico, un grande condottiero romano, che a quel tempo due fratelli, Bassanio e Saturnino, si contendevano tra di imperatore. Finalmente è arrivato, io sono terrorizzato. Ma lei riesce a stare 3 mesi qui con noi? Comunque l'ho vista nervosa, manda indietro una pallina, bum 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 bum. Ragazzi, bisogna aspettare. Nobili patrizi, difendete con l'armi il mio diritto, la giustizia della mia causa. Voi, cittadini, fidi miei seguaci, sostenete ora con le vostre spade la giustizia della mia causa. Il diritto di colui che per ultimo ha diritto al mestolo d'oro. Romani, amici, fidi miei cuochi, sostenitori del mio buon diritto. Se mai Bastiano di Carlo Cracco figlio fu grato agli occhi di Roma imperiale, a lui questo passaggio al Campidoglio è riservato. Nessuno di voi permetta che l'imperiale cucina a virtù e a giustizia consacrata s'accosti di disonore. La pasta precotta. Ma fate sì che la crema chantilly rifulga al merito e combattete, romani, tutti per rivendicare la vostra libertà di essere vegani! Ecco ciò che mi resta, fra figli e morti, di 25 valorosi figli.
compensi questi che sono vivi con l'amore e con un piatto di champignoni. E con degna sepoltura insieme ai loro avi, questi due li ora porto all'ultima dimora. Consegnano il Epifero prigioniero, padre di questi goti, sì che possiamo farlo a pezzi e dare le sue carni in sacrificio nella nuova ricetta di abbacchi di petali in segatura di patate. Ecco a te, Lucio, ti do questo. Il più nobile dei sopravvissuti. Il figlio primogenito di questa loro regina ubriacona di nome Damora. Fermi, fratelli romani! Oh Tito, oh tu, abbi pietà del pianto della madre in grande angoscia per il proprio figlio. E se mai cari furono a te i tuoi, non è meno caro questo mio figlio a me. Non ti basta che siamo condotti qui a Roma, soggetti alla tua gran patria e a mangiare al McDonald's? E dovranno essere i figli miei trucidati re soltanto per le strade di Roma, per la loro cucina? Sì, Clemente, te ne prego, lascia che io cucini per te polpette di licheni con corteccia al pesto. La grande nobiltà è la clemenza, Andronico. E tu, risparmiami mio figlio primogenito, te ne prego. Signora, fatene una ragione. Questi sono i fratelli di quelli che voi, godi, avete ucciso con il vostro vino pessimo e le vostre pietanze cucinate schifosamente. E per questo, i loro fratelli uccisi chiedono ora un sacrificio. A ciò è destinato questo tuo figlio a diventare l'ingrediente principale della pace alla romana. No, la pacca alla romana. Figlio no. mio! Trascinatelo via! Figlio mio! E che venga subito allestito un barbecue. E su quella catassa di legnami dilaniamolo a dovere con i nostri tritacarne. Disumani, carnivori, seguaci di Rodaus! Madre! Non paragonare Rodaus alle calandre. All'albo se ne va sul riposo, ma noi gli sopravviviamo. E fatti forza perciò, madre. Ma spera anche che i dei ci diano l'occasione di vendicarci. In pace onore viva lungo Tito, mio nobilissimo signore e padre. E viva nella gloria. Ah, padre, benedicimi con questo rosmarino e quest'erba cipollina che tanta gloria hanno dato ai tuoi piatti. Oh, Lavinia, figlia mia, vivi e sopravvivi a lungo ai giorni di tuo padre e all'eterna dirà della tua fame. Regno per la tua virtù. Saturnino, felice di averti.
Felice di aver vinto, preso dall'entusiasmo, annuncia di voler sposare Lavinia. Tito è al settimo cielo. Finalmente può sbarazzarsi di quella piaga della figlia. Ma in cuor suo Saturnino ama Lavinia. E si schifa, amata amore, si schifa di quella sciacquezza di Lavinia. Ma Bassanio, che è il promesso sposo di Lavinia, distrae tutti con uno stratagemma. Urca, guardate la Brad Pitt! E rapisce Lavinia, sostenendo che è nel suo diritto, visto che sono fidanzatini. Ma Tito ciò non va giù. Lui ormai ha dato la figlia a Saturnino. Così si arrabbia e nel parapiglia uccide il figlio Muzio. Papà! Con un ramo d'alloro. E si arrabbia con i figli che nel frattempo avevano aiutato Bassiano. Saturnino, carogna nell'animo, ne approfitta della confusione e si piglia d'amore la sua sposa. Dice che si schifa di Lavinia e che è lui il mega chef stellato. Ovviamente è tutta una strategia per poter eliminare Tito, che avrebbe sempre potuto un giorno contrastare il suo trono. Magari con il suo famoso piatto musticervo al vino. Ora, nel frattempo, Chirone e Demetrio... Chi? I due figli di Diotide di Tamora, ex regina dei Goti e ora regina di Roma, si contendono l'amore per Lavinia. O meglio, lei non sa niente e loro la stalkerizzano sostenendo di essere innamorati follemente di loro e litigano in continuazione. Così arriva Ronny, servitore amante di Tamora, perché la tipa c'ho pure l'amante giovane, no? Che istiga i due idioti e gli suggerisce una strategia. Sconto fra utili.
proprio dei mantecati per credere a una lettera scritta così male. Mentecati. Mentecati. Lascia stare. E poi, solo Aronne può parlare così, mica Tito. Secondo, come fai a seppellire qualcosa sotto le ortiche? Cioè, fa male a metterci le mani. Ma dato che in questa storia l'idiozia regna sovrana, Saturnino si incacchia come un coguaro e conchino e Tamora esordisce con una battuta degna di una telenovela di pessima qualità. Che? Sono in questa fossa. Oh, meraviglia, come si scopre presto l'omicidio? Ovviamente si crede alla storia per cui i due presunti assassini si sono gettati nella fossa insieme alla vittima e, avendo scavato troppo in profondità, non sono più riusciti a risalire. CSI è un programma di matrimoni in confronto. Inoltre, ovviamente, indovinate cosa si trova sotto le ortiche? Siamo alla cavalcata finale. I due figli idioti di Tamora prendono la vigna e le tagliano la lingua e entrambe le mani. Nel frattempo... Nel frattempo, i figli di Andronico sono diretti in prigione, in attesa di essere giustiziati. Ora l'autore ci spappina una decina di pagine di monologo in cui Tito e il fratello Marco tenta di interrogare la povera monca per farsi dire che l'ha ridotta così. Ti è stato difficile. Parla, parla per noi. Non devi avere paura. Parla, tira fuori la lingua, di qualcosa, per favore. Per favore, fatti capire, fatti sentire. Ma seriamente vi aspettate che vi risponda senza lingua? Ve ne siete accorti? No, di la mia sovrana. Parla. Ora Saturnino manda Aronne da Tito e dai fratelli a dire che se vuole salvare la vita dei due condannati, uno di loro deve tagliarsi una mano. E qui si ride perché iniziano a litigare. Me la taglio io, no io, no io. E Aronne a dire: ma vi decidete, insomma? Fantastico. Alla fine Tito si taglia la mano. Ma arriva un messo portando le teste dei due figli di Aronne. Sorpresona! Saturnino Burlone ha fatto uno scherzone, ma chi la fa la spezzi. I due figli hanno la stessa faccia di Aronne. Tamora! Impegniamo la vittima! Aronne e Tamora portano il piccolo frugoletto in un villaggio dei Goti, perché se lo venisse a scoprire Saturnino, ma Game of Thrones è un film per bambini, e a confronto? Lucio, l'unico figlio rimasto in vita di Andronico, durante tutto il casino si era rifugiato tra i Goti, i nemici. Ora li guida in marcia contro Roma e Saturnino se la fa sotto dalla paura. Imperatore, su via, sei un imperiale dei tuoi pensieri come il tuo titolo. L'aquila per caso lascia cantare gli uccellini e si cura di ciò che si dicono? Sì. No, certo che no. Ella è certa di poter spegnere il loro cinguettare con il loro cinguettare con le sue grandi ali. E tu farai allo stesso modo con questi frivoli romani. Animo dunque! E io ci penserò io con Tito Andronico. A distogliere le sue grandissime parole come l'esca per il pesce. Ma si rifiuterà sicuramente di intercedere presso il figlio Lucio. Io morirò ucciso, trafitto, stolto, finish. No, non lo farà. Se sarò io, Tamora, ad implorarlo. Vada lui, quale nostro ambasciatore, e fagli sapere che l'imperatore vuole parlare con il bellicoso Lucio e fissa un appuntamento con lui stesso a casa sua. Vai Emilio, compi questa tua missione degnamente e se mai chiedesse un pegno per la sua sicurezza, digli pure che chieda quel che meglio desidera. Lo farò, miei signori. Andrò anch'io a casa del vecchio Andronico e lo stupirò con le mie arti culinarie a togliere Lucio dai bellicosi Goti. E così gli preparerò un piattino di ostriche caponata con contorno di salsicce lardo, da stenderlo letteralmente. E tu, mio caro imperatore, non ti preoccupare, perché che pensi me, ne? Va bene, cara, fai tutto tu, fai tutto tu.
succede? Che Aronne viene catturato insieme al figlio suo e della regina Tamora dai Goti. Lucio vuole impiccarli entrambi perché è molto arrabbiato e ovviamente non vuole togliere succulenti momenti pulp. Ma Aronne lo convince a salvare almeno il bambino, dicendogli che gli avrebbe raccontato tutto quel che è successo. E così, oltre a raccontargli di tutto con gran tranquillità, gli dice pure: sostami a recitare il Ganeore suo che sei costato pare a sua mamma. E con la vostra età nemmie, mi sono dovuto fare un poco da parte perché per poco mi pisciavo da ridere e ho stregato. Sono stato me io a recitare l'ingannevole gioco che è costato a tuo pare la sua mano. E quando l'ho sentita nelle mie, mi son dovuto fare un po' da parte perché per poco mi pisciavo d'osso dal gran ridere. E da una crepa sul muro al mamma ho spiato il momento in cui tuo padre riceveva in cambio di Assomà le teste di Sofiori. E da una crepa del muro ho spiato il momento in cui tuo padre ha ricevuto in cambio della mano le teste dei suoi figli. E nel vederlo lacrimare gli occhi mi lacrimava fra i suoi. E mi sono fatto anche doggiosi le mutande. E nel guardare da lì che le sue lacrime mi venne così da ridere che gli occhi mi lacrimavano come quelli suoi e mi son anche fatto due gocce nelle mutande. Oh strega! E quando a vostra imperatrice Tamora ha scoperto lo scherzoso fatto che vi avevo contato io, non te sei la se quasi svenuto al piacere, oh, lo dico mi. E il mega dà tanti di quei vasi che ti non te ne idea quanti. Non te che idea! Quando poi alla vostra imperatrice Tamora ho contato, detto, insomma, dello scherzo fatto, ella è quasi svenuta dal piacere e non so quanti baci m'ha dato per le belle notizie che le davo. A questo punto la scena si sposta a casa di Tito, dove la bella Tamora, accompagnata dai figli, è andata per convincere il vecchio Andronico di parlare col figlio Lucio, perché desistesse dall'idea di attaccare Roma. Andronico fa finta di essere pazzo, il che ricorda appena appena l'Amleto. Convince Tamora che farà tutto quel che vuole e poi, da un momento all'altro, fingendo che le vada completamente in pappa al cervello, la convince a portare i suoi figli a casa, così per poterla aiutare a cucinare la ultima ricetta. Carne di maiale ripiena di ghiande del Marocco. Dato che in quest'opera l'unica cosa che manca è la materia grigia ai protagonisti, quel genio di Tamora, che fino a un secondo prima era super cattiva, diventa super scema e ci casca. Poi Tito fa imprigionare i figli di Tamora e ci rivela che era tutto un trucco. Conosco bene tutte e tre. Vogliono fregare le stelle Michelin, ma non li consigliano a dovere questa coppia di cani dell'inferno, maledetti loro e le loro madri. Ascoltate bene, scellerati. Ricurrerò le vostre ossa in polvere, con essa impastate il vostro sangue fra una sfoglia. Con questa sfoglia farò i pasticci farciti. Poi inviterò quella della vostra madre a partecipare al banchetto, a ingozzare la carne da lei stessa partorita. Ecco il banchetto che ella mangerà. Ed ecco ciò a cui l'ho invitata. I nostri protagonisti: Saturnino, imperatore di Roma, Tamora, sua sposa, Marco, fratello di Tito, e Lucio, figlio di Tito, accompagnato dai Goti e Aronne in catene, arrivano al ristorante di Tito pronti per una bella cenetta. Benvenuti, signore mio sovrano. Benvenuta, temuta mia regina. Benvenuto tu, benvenuto tu, Lucio, e tutti gli altri. Sebbene la messa sia povera all'aspetto, di che sazzare i vostri stomaci. Incominciate a mangiare, ve ne prego. Siamo al finale più truculento. Pulp! Quale mente geniale poteva concepire? Tito, chieda a Saturnino se... Ben fatto da parte di Virginio di uccidere sua figlia furibondo poiché era stata violentata. Sì, sì, fu ben fatto. Era per evitare la vergogna. Non potete aspettarvi una risposta intelligente da uno come Saturnino che ha tradito, ucciso e fatto d'ogni pur di diventare imperatore.
tutti che i figli di Tamora sono... Ecco, quelli che vedete. Essi sono parte del pasticcio di con tanto appetito che state saziando lo stomaco. Ecco ciò che state ingoiando. La vostra stessa progenie. La carne era un po' dura. Tito, pugnala Tamora. E Saturnino pugnala Tito. E allora Lucio pugnala Saturnino. E così i protagonisti, dopo un attimo di momento in cui si guardano e boh, non fanno niente, decidono di seppellire tutti i morti, tranne Tamora, che viene lasciata in mezzo a un campo come ottimo cibo per le bestie e gli uccelli. E da quel giorno si narra che anch'essi, gli animali, chiesero che nel menù venissero indicate le date e le scadenze esatte e tutti gli ingredienti. E anche gli allergeni, poiché anche nel mondo animale ci sono animali che soffrono di intolleranza agli umani. Dove sei? No, ecco, ma il re con grande.
che io diventi re, allora il fato mi può incoronare lui stesso, senza che io abbia da muovere un sol dito. Amico, io qua ti sto aspettando. Scusa, ero assorta nei miei pensieri. Senti, non dire niente di su. Tranquillo. Sotto. Ma io non penso. No,
No, zitto, zitto. Non sforzare a tuo testolino, che potrebbe scoppiarti. Ci penso io. Ci pensiamo noi. Thank you.
cara? Cosa? Oh, sì, sì, fai quello che credi. Oh, ti ho presa, maledetta! Oddio mio, ma che è la numero di nuovo? Dato che non ci sono più scene per il mio personaggio, ho deciso di farvi dare subito. Dunque, Macbeth uccide l'amico Banquo, ma non riesce ad uccidere suo figlio Franz. Poi ritorna dalle streghe che... Mac, caro Mac, allora sarai al sicuro finché la foresta di Berman non marcerà verso di te. Finché un uomo non partorisce la donna ti affronterò. E inoltre, guardati da me faccio. Io non capisco. Può spiegarmi meglio? Non importa, non capiresti lo stesso. Non hai mai capito un accidente. Macbeth si sente al sicuro, ma dato che non si sa mai, inizia ad uccidere chiunque, pure tutta la famiglia del gas. Solo Macduff Senior riesce a fuggire e insieme ai figli del remoto organizzano una controffensiva. Per conquistare il castello di Macbeth, Macduff farà mimetizzare i soldati. Ogni soldato taglierà un albero e così l'esercito avanzerà nascosto. La prima profezia è quindi realizzata ed un esercito comunica a Macbeth che la foresta sta avanzando. Mac si fa letteralmente la pupa addosso. E Lady, guarda letteralmente il matto. Via, maledetta macchia. Via, ti ho detto. Uno, due tocchi. Su, dai, è il momento. L'inferno è tenebroso. Che vergogna, mio signore, che vergogna. Un soldato è così pieno di paura. Ma che bisogno c'è di avere tanta paura? Però, chi l'avrebbe mai detto che il re avesse così tanto sangue in corpo? Sono allergico al mentale. Macduff e i suoi uomini riescono ad entrare nel castello di Macbeth e i due si sfidano a duello. Maledetto Macduff, morirai! Sappi che la profezia ha predetto che soltanto un uomo e un altro la donna potrà sconfiggere. Quindi sono invincibile. Sappi, caro mio Macduff, una qualcosa. Io nacqui grazie a un taglio cesareo, quindi fu il chirurgo e non mia madre a fatto di me. Come la mettiamo? Ah, beh, tecnicamente la puoi mettere così. Però, comunque, è sempre la mamma quella... Il tiranno è morto! Ora possiamo tornare tutti in pace alle nostre case. Però nel frattempo, dato che sarò re ad interim, faccio qualche bel massacro. Così, per puro gusto personale. E tutto è bene, quel che finisce bene. Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. This decision may molest. I feel the
don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't care which clothes even fit me. Come on and let me